Questa come lunga premessa. Andiamo al programma. Intanto la Grande Venezia. La Grande Venezia come insieme di città di terra e città di mare, come insieme di Mestre e Venezia, centro storico e isole, la Grande Venezia come area metropolitana, la Grande Venezia come simbolo. C'è tante accezioni della Grande Venezia. Secondo punto, 2010-2020. Questo è l'orizzonte temporale che queste linee guida tengono presente. Per le cose che qui sono dette non basta una consigliatura, o una legislatura comunale, come volete chiamarla, ma ci vuole un tempo più lungo, un decennio, almeno un decennio. Questo è un orizzonte temporale serio. Dopodiché ovviamente saranno i veneziani a decidere se daranno la fiducia a sempre la stessa persona in questo orizzonte temporale, però io non potevo non dire che questo è l'orizzonte temporale. Terzo passaggio, che è quello chiave, dal declino alla crescita. Vedete, sarebbe stato facile fare un programma su a contenuti dati, a risorse date, a condizioni esterne date, come spostare qualche posta di bilancio dall'ambiente alla sanità, dalla sanità all'assistenza, dall'assistenza, però sarebbe stata una minestra riscaldata. Io ho l'ambizione, io e tutti quelli che stanno con me, attorno a me, sopra di me, ho l'ambizione di non proporre una minestra riscaldata. E qui, la prima slide, questa giallo-oro, e anche il colore è evocativo, è la Venezia che vogliamo, o meglio, le indicazioni sulla Venezia che io propongo, che noi proponiamo. Venezia di nuovo città mondo. Termine città mondo è una citazione brodeliana. Città mondo vuol dire com'era. Ai fasti della Serenissima, ovviamente mutatis mutandis, comunque una città aperta, una città con ambasciate in tutto il mondo, una città che dialogava e parlava con tutto il mondo, una città in cui si parlavano le lingue di tutto il mondo, una città in cui si pubblicavano i libri di tutto il mondo, in tutte le lingue del mondo, una città libera, una città accogliente, una città coesa, una città forte, una città democratica secondo i canoni della democrazia di allora, però era la più democratica, ancorché una democrazia oligarchica, una repubblica oligarchica, ma era il massimo della democrazia di quei tempi. Comunque una città mondo, non una città chiusa, non una città egoista, non una città miope, non una città paurosa, ma una città aperta, aperta al nuovo, aperta alle nuove tecnologie, alle nuove culture, città degli scambi, capitale degli scambi, perché questa è la vocazione di Venezia, è sempre stata la vocazione di Venezia, crocevia, baricentro, Adriatico Mediterraneo, ovest, est, nord. Vi dico solo il mio retaggio dell'esperienza europea. Al 2014-2015 entreranno nell'Unione Europea praticamente tutti i Balcani. Serbia, Croazia, Montenegro, qualcosa più in là, Albania, forse un po' più in avanti la stessa Turchia, o con statuti se non proprio di adesione piena, di partenariato pesante. Bene, è il polmone sinistro, o destro a seconda di dove ci si metta, cioè con cui Venezia può continuare a respirare. Tra l'altro era, sentitemi la citazione, anche una delle prime grandi intuizioni di Beppi Volpi.
prima di ricollocarsi a Marghera, Volpi pensava e investiva nei Balcani. Beh, Venezia può essere la cerniera e la porta dei Balcani, certamente la porta adriatico-mediterranea, pensiamo a tutta la sponda nord del Mediterraneo, le sapete queste cose. Quindi capitale degli scambi, e proprio perché Cittamondo capitale degli scambi, nuovamente capitale della cultura. Vedete, a Venezia ci sono 30, ne avevo contato una volta, avevo fatto un censimento, almeno 30 grandi istituzioni culturali, con un valore storico straordinario. La Biennale innanzitutto, ma non solo, l'Istituto Veneto Scienze, Lettere ed Arti, che hanno storie recenti, lontane, la Fondazione Cini. Bene, questo enorme patrimonio di istituzioni culturali oggi sembra quasi sovradimensionato rispetto alla città. Può diventare volano catalizzatore del dialogo verso il mondo. La Fondazione Cini dialoga con il mondo. L'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ne cito uno a caso, ma ce ne sono, dall'Ateneo Veneto, l'Acqua Masa, la Querini, cioè tutte grandi istituzioni dell'Ottocento, del Novecento, la Biennale innanzitutto, la Mostra del Cinema. Beh, tutto questo oggi sembra quasi sovradimensionato, oppure esterno, oppure un retaggio del passato, che sopravvive a Venezia. Beh, pensate se trovasse nella nuova Venezia Cittamondo una spinta forte, ritornerebbe anche queste istituzioni ad essere, a svolgere il loro ruolo. Quindi capitale degli scambi, capitale della cultura, capitale del turismo. Vedete, su questo diciamolo una volta per tutte, il turismo è una grande risorsa per Venezia, non solo che è una risorsa economica, ma anche un fatto democratico. Non possiamo pensare di chiudere Venezia o di dire no, non vogliamo, selezioniamo. D'altra parte, il turismo rispetto a una città in declino è un fatto pericoloso, nel senso che rischia di ammazzare una città in declino. Ma il problema non è del turismo, è del declino della città. Allora, se noi invertiamo il declino e facciamo dal declino alla crescita, una città in crescita, una città mondo, una città degli scambi, una capitale della cultura, non ha paura del turismo. Naturalmente, proprio perché non ha paura del turismo, lo governa, lo qualifica, ma lo espande. Governandolo e qualificandolo, lo espande. Non, una città che abbia paura delle maschere, ma siamo matti. Una città che abbia paura di tanti amanti di questa città, della sua storia, che vengano a vederla, deve averne paura. Deve dire no, deve filtrarli, il biglietto, il ticket, ma siamo matti. Una città forte, una città che ritrova se stessa, è una città inclusiva. E quindi, a queste condizioni, capitale del turismo. Venezia, proprio per tutto questo, baricentro del nord-est, oggi ne ho parlato agli industriali, Venezia, Treviso, ma non solo Venezia, Venezia, Treviso, Padova, baricentro del nord-est, dell'Italia e dell'Europa, per la ragione che ho detto prima, nord, sud, Balcani, Corridoio 5. Ecco, questa è la Venezia che vogliamo.